Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Guitar Tube. Sì, non sono impazzito. Il nome del canale è cambiato e andate a vedervi l'ultimo video che abbiamo fatto in cui spieghiamo insomma tutto quello che è successo. Ma visto che nuovo nome, ho detto facciamo un bel video che spacca. E ho pensato, ho tirato fuori dalla mia soffitta il vecchio DS1, veramente l'avevo prestato a mio nipote che me l'ha ridato da poco, che avrà 25 anni, non mio nipote ma il pedale, quindi ce l'ho davvero da tanto. DS1 e il TS9, perché questi due pedali sono un must per chi suonava negli anni 80, cioè erano questi i pedali con cui si facevano la maggior parte dei suoni. Parliamo di Van Halen, quindi 78, perché il DS1 c'è in giro dal 78, e adesso hanno fatto poi le varie riedizioni. 78, e stessa cosa per l'Ibanez che era uscito con l'808, poi varie modifiche e si è arrivati al TS9. Però questi due pedali poi hanno dato vita a tutti la maggior parte dei distorsori e degli overdrive che conosciamo oggi. Quindi, diciamo, sono un po' i padri delle distorsioni e dell'overdrive dopo gli anni 70, perché prima c'erano altri, non è che non c'era niente. C'era ovviamente più la parte fuzz, c'erano i tone bender, insomma, non entriamo nel discorso. Parliamo quindi di questi pedali che vanno dal 78 in su, quindi anni 80, pieni anni 80. DS1 è Classic Distortion. Vedrete che anche nelle pedaliere di oggi, tipo Edrush, Helix, o comunque varie pedaliere che hanno emulatori all'interno, alla sezione, quando negli Stompbox, quando vedete il cosino arancione, il pedalino di distorsione arancione, è lui, anche in Guitar Rig, se qualcuno lo usa sul computer, e il verde è il TS9, perché questi due colori sono associati proprio a questi due pedali. Bene, ma andiamo a vederli uno alla volta, o meglio, vi farò sentire lui quando diventa boost del DS1 e perché veniva usato. Quindi, ve l'ho detto, chitarristi da Steve Vai a Satriani, cioè è stato iper usato questo pedale negli anni 80, primi 90. Allora, infatti, come l'accendo, andiamo subito in quegli anni. Ah, un sustain davvero, guardate. Anche Paul Gilbert l'ha usato. Se apro però, il problema suo era questo. Cioè diventa di una zanzara che non si può sentire. Veniva usato così più nei gruppi punk. No, no, proprio no. Massimo, così. Chiuso a metà, veniva usato più ore 9 nella fusion. Vedete il suono bello cremoso, molto morbido, smooth sugli alti, non è tagliente. Bello. È molto rumoroso, sentite. Ora, vabbè, il mio è anche vecchio. Ho detto 25 anni di lavoro e però funziona ancora. Sentite qui cosa succedeva. Satriani, lui usava il TS9 dentro di lui per avere quel suono un po' più melioso classico suo. Infatti, sentite qua. Le medie proprio, cioè, proprio una V all'ingiù, cioè le medie vengono tagliate tutte e anche se apro il tono diventa medio alto, ma non, cioè, no, fa cagare proprio, detto così in francese. Quindi vi faccio sentire, così è solo il DS1, sentite. Ok? Se voglio avere le medie con lui, col drive deve essere a zero, il match del volume deve essere uguale. Solo che do un po' più di apertura sui toni, sulle medie. Se usate delle cuffie magari lo sentite ancora di più, ma
Vedete che qui manca proprio, non escono. Con l'aiuto del TS9 praticamente va a prendere quelle medie e riempie quel buco che ha lui di suo, perché era nato così, anche perché in quegli anni lì gli ampli si usavano tipo i JCM800, c'erano i primi, gli ultimi plexi, per poi uscì la generazione JCM800. Poi, fine anni 80, uscirono i primi amplificatori high gain, tipo i Soldano, che erano dei Marshall modificati, che volevano ottenere praticamente il gain che dava un pedale, però direttamente dalla testata. Insomma, da lì in poi, capite che il mondo poi è esploso in vari tipi di ampli, 3 miliardi di pedali, e infatti oggi vedete che il mondo è pieno di pedali. Fortunatamente, ma questi due pedali qui hanno fatto la storia, perché prima non c'erano le pedaliere di adesso, gli amplificatori non avevano questo gran gain, tant'è che il JCM800 tirato a manetta poteva suonare bene per le ritmiche, per i soli si faceva fatica, e quindi si usava sempre un pedale per boostare il canale nel lead. Le medie che aggiungiamo col TS9 aiutano anche la parte feedback della chitarra, cioè... Se lo tolgo, sentite. Esce meno, vedi, fa un po' più di fatica. Infatti, Satriani, lui lo usa così. E... faccio il riff famoso, lo accenno. Ok, se no ci arrestano. Questo era più o meno il suono di Joe Satriani. Contate che io adesso non ho una chitarra con gli humbucker, che ovviamente è molto più utile per questo tipo di genere, quindi shred, anni 80, e... ma anche 90 e anche quelli di adesso, se hai gli humbucker tanto è tanto meglio, perché l'humbucker ovviamente spinge un po' di più, aiuta a saturare meglio e quindi è utile per questo tipo di situazioni, è un po' più compresso. Io non amo molto gli humbucker, quindi faccio fatica a risuonare queste cose qua. Prima avevo le Ibanez, le Steinberger, usavo tutte chitarre ultramoderne, ce n'era davvero per l'America suonare quel tipo di genere. Ma veniamo di nuovo a noi, quindi avete sentito che questi pedali, cioè questi due pedali davvero hanno, a parte un bel carattere, e soprattutto è incredibile come quasi tutti usavano questi, più o meno questi due pedali, poi con qualcos'altro, magari cambiavano ampli, però ognuno aveva un suo suono, cioè quello di Satriani è molto diverso da Vai, quello di Vai è molto diverso da Van Halen, il Van Halen è diverso da tutti gli altri, ricordo anche che c'era Rick Hammett dei Triumph, band canadese, ma anche il chitarrista dei Rush, cioè davvero c'è una schiera di chitarristi, anche gli Iron Maiden stessi, DS1 è sempre stato presente nei rig di tutti i chitarristi. Poi l'altro pedale famoso, sempre per le distorsioni, fu il Rat, che lo usò anche Gilmour, che era un po' più morbido, aveva già, ecco, il Rat aveva già le frequenze medie che abbiamo dovuto ottenere con questi due pedali, lui ce l'aveva già di suo. Ok, vi faccio sentire, chiudendo quindi il tono, un po' di delay e come diventa più moderno anche il suono. Vedete che bello, certo? Però sono, ecco, sono ore 9 e già prendono di più, vedete che... con l'humbucker è leggermente meglio, ma comunque ha questa botta di acuti, insomma, che a me non è che facesse impazzire, infatti io lo usavo sempre più o meno così. E poi il TSP. Ecco qua, ho aggiunto il TS9 subito in feedback.
Ok, bene. Allora, lo spiego perché è davvero rumoroso. Altro problema che ha sempre avuto, è sempre stato molto rumoroso come distorsore. Bene, siamo arrivati alla fine di questo mini test demo. E il TS9 ho fatto già un video a parte, vi metterò qui il link, quindi andate a vedervelo. E ho fatto vedere proprio come usarlo come TS9. Può essere usato in vari modi. Il DS1 invece avete sentito come suona con, senza un boost delle medie, vi siete fatti un'idea. E avrete sentito anche che la maggior parte dei suoni che sentite quando attivate le pedaliere e c'è quel boh, Stonebox arancione, il suono parte da questo pedale qua praticamente. Bene, prima di salutarvi, vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché su Instagram molte volte mi riesce a fare dei video molto veloci, ad esempio quando ho qualche ora buca a lezione nelle varie scuole. Se faccio una diretta veloce su Instagram, potete essere lì, farmi delle domande mentre magari sono a lezione, che soprattutto quando c'è ora buca studio io aspettando l'altro allievo. Però magari ne possiamo approfittare, farci una chiacchierata e una chat al volo, dal vivo, con Instagram, ok? Oppure anche con Facebook, quindi vi consiglio di iscrivervi a tutte e due le piattaforme. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e soprattutto ricordarvi di iscrivervi a GuitarTube. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!